Nei paesi mediterranei dell'Unione Europea la gestione sostenibile delle risorse idriche acquisirà una crescente importanza tra le priorità e gli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale nella nuova programmazione 2014-2020. Nell'ambito del progetto Hydrotech, promosso in Puglia da un consorzio di piccole e medie imprese ed enti di ricerca, è stato sviluppato un nuovo sistema di supporto decisionale per l'irrigazione, con l'obiettivo di integrare nuove tecnologie software ed hardware. Modelli previsionali di bilancio idrico, sensori per il monitoraggio continuo, sistemi per il controllo remoto degli impianti di distribuzione idrica. Accanto allo sviluppo industriale del DSS, il progetto ha anche avviato un'ampia attività sperimentale aziendale su scala regionale al fine di testarne l'affidabilità su diverse culture e di valutare la facilità di trasferimento e consultazione da parte degli utenti finali. Il workshop presso l'Istituto. ...agronomico del Mediterraneo di Bari si pone pertanto l'obiettivo di valutare le potenzialità offerte in tal senso dalle nuove soluzioni scientifiche e tecnologiche, promuovendo un confronto tra ricercatori, tecnici, piccole e medie imprese e aziende agricole, anche alla luce della futura programmazione regionale in materia. Puntare a eh, tecnologie intelligenti che consentano la gestione ottimale della quantità e della qualità della risorsa. Nel settore che ne consuma di più significa risparmio possibile, consistente e utilizzo della risorsa anche ad altri fini. Qual è il nostro obiettivo? Aiutare le piccole e medie imprese a fare ricerca collegandosi con gli enti di ricerca e inserendo i ricercatori nelle imprese. Questo per dare occupazione ai ricercatori e per garantire un livello maggiore di innovazione da parte delle imprese. In discipline come questa che riguardano l'acqua voi potete immaginare quanto sia importante. Dobbiamo ritornare per assurdo, a quell'uso facendo innovazione e quindi sprecando quantomeno è possibile l'acqua potabile che invece serve per fini alimentari direi anche di sopravvivenza in moltissimi casi e di cui il pianeta ha fortemente bisogno. Il progetto Hydrotech integra i risultati dell'innovazione tecnologica per quello che riguarda l'ultima generazione dei modelli per la stima dei fabbisogni idrici delle colture l'ultima generazione dei sensori per misurare le variabili ambientali, anche i metodi che possono gestire questi dati e i servizi per il smartphone e tablet che possono aiutare agricoltori per decidere quando irrigare e quanta acqua dare alle colture. È un bel esempio, un esempio molto, molto significativo. Della interazione tra gli istituti di ricerca, tra le industrie e tra gli agricoltori, gli utenti finali. Eh, questa è una cosa che bisognerebbe sempre promuovere perché molto spesso assistiamo alla ricerca che va in una direzione, tutto il mondo reale che va in una direzione completamente divergente. Eh, quindi, benvengano iniziative di questo tipo. È molto importante il capitolo della qualità dell'acqua. Di solito si parla, si parla di acqua non convenzionale, che comprende anche l'acqua un po' salmastra, un po' tutto. Nell'ambito di quest'acqua non convenzionale c'è anche l'acqua refla, urbana però, affinata con diverse tecnologie, ecco le innovazioni.